c'è pericolo, stavamo così, una paura, una angoscia terribile, terribile da quelle cose. Molto faticoso, molto doloroso e molto triste e angosciante quelle cose, perché di là non sai quanti giorni stai viva, oggi o domani o dopodomani. Mia patria ha lasciato terra, cuore, tutto, tutto lasciato, tutto. Però per adesso c'è priorità ai miei bambini, miei nipoti, mia figlia, che loro devono vivere, loro non possono tra le macerie trovare pezzi di bambini. Se c'è una possibilità dobbiamo vivere e dobbiamo aiutare quelli che rimasti là. Spero con tanta fatica che arriverà pace, ma con tanta sofferenza e con tanta perdita, perché è quella macchina di guerra, quel mostro che già va avanti, è molto difficile fermare.